mia cucina. E allora, visto che a questa cosa non ci ha creduto nessuno, perché io non so fare nuga cucina, non si può dire cucina in questo video, sono qua col mio amico Alfonso, che mi viene in soccorso perché sennò sarei morto, che non saprei mangiare perché vivo da solo purtroppo a Milano. Il mio amico Alfonso è chef. Faremo una ricetta dello Yorkshire pudding. Allora, tu che sei originario di Yorkshire? Sì, vicino Avellino. We used to learn how to do the Yorkshire pudding. Yorkshire pudding. Allora, Yorkshire pudding, come tu ben sai, like I know, è un bu. It's a boo. È un boo. Holy who. No. It's a pudding, a budino. Non lo è. No, no, it's not a budino. Infatti, it's il pudding tradotto in italiano è budino, ma budino. Ma non lo è questo. No. Perché a Yorkshire non conoscono l'inglese. Io conosco solo i cani. Yorkshire. Non è altro che un contorno che loro usano. Un contorno, accompagnazione, un accompagnamento. Che vai. UK si usa nelle campagne dello UK si usa. Senti, nelle campagne di UK. Nelle campagne. Usiamo, io mi sono vestito appunto. Per accompagnare il roast beef. Ah! Allora, per prima cosa prendiamo. Let's take the bowl, the big bowl. First of all, let's take some farina and put in the bowl. Is right? Yeah. Everything in the bowl. Can you pass me one egg and put this in the other bowl? Complimenti. That's the third one. Vai, vai. Nice. Una volta che ci siamo sporcati con le uova, let's frust. Bravo, frust. Let's frust. Lui frust. I frust. Right now we can put some milk inside the recipe. Aromatizzato. Aromatizzato, like the mucche in The Sims. Ragazzi, hanno il latte aromatizzato. No, no, sto scherzando, cioè hanno il latte aromatizzato. Giocate a The Sims, per favore, che la nuova DLC ha il latte aromatizzato nel mucche. Io non so cos'altro aggiungere. Comunque, inside the little pudding spot we put a little olio. Basta. No, un altro po'. Un altro po'. Let's take firm the tin tank. Il suo accento è ottimo, lo dice uno dello Yorkshire. Thank you so much. The boiled oil, take Alfonso and put it here. And I verse this. Questa operazione deve essere quanto più veloce possibile. Una seconda perché I am quick, ma dipende dal giorno. Ok? Very... E adesso andiamo a mettere subito in forno a 230 gradi. Per? Lo sai già? 3 minuti. Sicuramente. Quanto? 15. Ma come 15? E io che faccio con questo? Conservalo. Conserva. Com'è possibile questa? Come? Con che magia? È un miracolo. L'ha fatto Giampiero in editing. Allora, è buonissimo. È fantastico. No, ragazzi, è incredibile. Sono estasiato. Oh, complimenti ad Alfonso che è riuscito a farmi fare un piatto pazzesco che non avrei mai saputo neanche immaginare nella mia testa. Infatti, quando è uscito mi sembra strano. Forse perché hai fatto tutto tu. Però non ci abbiamo messo tanto tempo in realtà. Però sai dove ci si mette ancora meno a farlo? Dove? E siamo ragazzi su The Sims vita di campagna, perché effettivamente il mio ragazzo qua non so fare la pasta, sta nel... Ma questo non sa fare nulla, non sa cucinare, ma neanche farsi il bagno normalmente. Prima di cucinare il nostro pudding, volevo andare perché l'ultima volta che sono andato qua avrebbe proprio senso che tu cercassi di farti degli amici. Almeno amici contadini. Eccolo là, t'ho fregato il posto con la pulzella. Chi va a Roma perde la coppa degli europei. Quindi vattene. Simon Scott, via, fuori alle balle. Presentazione divertente, subito a rimorchiare come il buon Favi sa fare anche in vita campagnola, ragazzi. Volgi uno sguardo folle. Cioè, veramente, io a questa qua li cucino tutti i pudding che vuole. Cioè, nel senso, questo qua si è seduto con uno specchio. Cosa stai facendo, zio? Ah, non è uno specchio, sta lavorando a maglia. Piccioncini, io dovrei fare il pudding. Visto che comunque volevo fare vedere Alfonso che so fare il pudding. Non è proprio una cosa minima, anzi. Visita il bar, bellissimo. E poi dritti al pudding, ragazzi. Ma perché usi cessi? Ma chi te l'ha detto? Ula. Potesse esistere Katrina, sarebbe la mia mogliettina, sono proprio un rapper comunque. Poi volevo ordinare una birra. Ordina una bevanda, anzi, peratini. Che è tipo un martini ma con la pera. Quanto felice di servirmelo, va bene? Grazie! Sai che so fare dei pudding pazzeschi? No, aspetta che... Va bene, per questo fa il giocoliere o il barman? Sì, va, bevilo! Ok, bravissimo. Torna a casa, come Marlena, perfetto. Con Cecilia. E si torna a casa con Cecilia, ragazzi. E si rimorchia easy. Col pudding. Cecilia, stai in casa, che qua ti faccio vedere il pudding. Cucina. Posso anche fare il pan de muerto, ma faremo il pudding. Però facciamo vedere al mio amico Alfonso.
come si fa il pudding, ragazzi. Alfo, ti faccio vedere come si prepara il pudding, il Yorkshire pudding, che tu magari non lo sai, però ti faccio vedere. A parte che ho già rimorchiato questa cosa con il pudding. A parte si poteva fare anche il pan de muerto, tu lo conosci? Sì, è famosissimo. A Napoli tutti già lo dicono. Pan de muerto, vabbè. Si fa spessissimo. Il pudding dello Yorkshire, ok? Yorkshire pudding. Ok. Farina, latte o uovo? Ah, cioè non cioè, è o se... uno la... e tu io avrei usato il latte questa volta, farina e latte, poi mescoli insieme. Finito. Sarebbe buonissimo. Finito. Buono. Vediamo un po' come lo fai. Secondo me va bene. Sì. C'è sempre l'olio di prima del motore, che vabbè, quello. Sono neofita in cucina, comunque niente male. Questo però. Però almeno non è ecco, no. L'abbiamo già stavo dicendo che questo non è era uscito. Era meglio dell'altra volta, è uscito, invece. È uscito, si esce sempre. E poi lo mette sempre. Guarda. Ma c'era già il pudding. Ma come? Ma come è possibile? È come il nostro uguale, cioè è uscito fuori uguale, pazzesco. D'altro acquisita l'abilità di videogioco. Perché sa che sono io. No, sono no, perché. Ok, allora io vorrei servire il pudding perché la zia non so se lo vuole. Scusa, ma no che ne erano sei, perché ce n'è uno. Ma infatti, perché secondo me gli altri se l'è mangiati mentre posava il piatto, se l'è mangiato tutto. Ah, ho capito. È stato un po'. Però uguale, oh. Cioè, molto, è molto simile. Sì, sì, sì. Qualità eccellente. Cioè, pazzesco. Oh, addirittura comunque, eccellente. Due piatti vegetariani abbiamo fatto, pazzesco. E ha variato fra 9 ore. Questa sta nel mio cesso a far finta di fare Rocky Balboa. Ho capito. Però fa niente. Glielo servi nel cesso. Glielo servo. Non è proprio il modo più elegante di servire un pudding. Però vabbè, prova a mangiarmi il pudding. Me lo sono mangiato io. Arrivederci. È stato un piacere. Infatti se n'è andata perché lo sto mangiando io. Se n'è andata. Ora devo proprio andare. Grazie per la compagnia. Ci vediamo dopo. Si è offesa. Si è offesa. Vabbè, ma infatti anche Giampiero rimane perché ci lo siamo mangiato noi, no? Ah sì, si è offeso anche lui. Ragazzi, quindi se volete fare Yorkshire pudding con Alfonso ci abbiamo messo un po' di più. Se volete più facilmente su The Sims. Farina o uovo, uno dei due, io consiglio la farina che è più facile da prendere. Per altre ricette seguiteci. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao.